Una volta raccolti tutti gli ingredienti della pozione polisucco, Hermione... Hermione ha detto che potremmo avere qualche Bene. No. Dobbiamo scoprire... Ecco un serpeverde! Presto, seguilo e non perderlo di vista! Sei rimasto fino ad ora ad abbuffarti nella sala grande? Come facevi a saperlo? La gente è convinta che Sam Potter, l'amico dei mezzo sangue, sia l'erede di Serpeverde. Quanto mi piacerebbe sapere chi è veramente. Potrei dargli una mano. Tu avrai sicuramente un'idea di chi c'è dietro a tutto questo. Lo sai che non ce l'ho, Goyle. Quante volte te lo devo ripetere? Una cosa però la so. L'ultima volta che la Camera dei Segreti è stata aperta, è morto un mezzo sangue. Perciò scommetto che è solo una questione di tempo. Spero che questa volta tocchi alla Granger. Thank you.
colpisca! Addosso. Ma allora facciamo che tutti tirino libri contro Mirtilla, tanto lei non sente dolore. Ma che gioco divertente! Per tutti tranne che per me! Vieni. Per fortuna abbiamo ripreso le nostre sembianze. Essere Tiger è un'esperienza disgustosa. Chissà dov'è finita Hermione. Spero che non sia andato storto qualcosa con la pozione. Sono molto deluso per la tua assenza alla mia lezione di difesa contro le arti oscure. Per essere un mago di successo devi studiare con i migliori. Vieni nel mio ufficio per una lezione privata. Professor Gilderoy Allock. Sembra proprio che tu sia ancora l'allievo preferito di Allock. Ricordati che l'ufficio di Allock si trova nel castello inferiore. Pensavo di aver toccato il fondo quando tutti hanno iniziato a pensare che fossi l'erede di Serpeverde. Invece una lezione privata con Allock è ancora peggio. Vado a cercare Hermione. Mi chiedo cosa sia andato storto con la pozione e dove possa essere finita. Tutti dicono che Potter è l'erede di Serpeverde. Potter è un rettilofono, lo sanno tutti che è il marchio tipico di un mago del male. Il professor Allock se n'è appena andato. Ha detto che doveva tornare nel suo ufficio. Vieni, vieni da me. Indovina un po', Harry. Hermione è in infermeria. La pozione polisucco l'ha tramutata in un gatto. Sembra che il capello di Millicent in realtà fosse un pelo di gatto. Spero che Madama Chips non le faccia troppe domande. Ad ogni modo, suppongo di dover andare alla lezione privata con Allock.
Oh, Harry, finalmente sei arrivato. Purtroppo ci sono brutte notizie. Il giovane Colin Cannon è stato pietrificato, così come la povera Mrs. Poole. Non c'è nulla di cui preoccuparsi, comunque. Il tuo insegnante di difesa contro le arti oscure è qui e risolverà tutto. Osservate i movimenti della mia preziosa bacchetta magica. Ripeti, è pronto? Uno stile impeccabile, quasi come il mio. Oh, no! Splendido! Uno stile impeccabile, quasi come il mio. Questa era la parte più facile. Uno stile impeccabile, quasi come il mio. Uno stile impeccabile, quasi come il mio. Splendido! Ancora uno. Prepara. Uno stile impeccabile, quasi come il mio. Sublime! Uno stile impeccabile, quasi come il mio. Hai ottenuto una votazione sufficiente. Niente male. Se tornerai più tardi... È ora di mettere in pratica... Ora, Harry! Una volta lanciato... Verdi vivi! Eccellente, Harry. Ero sicuro. Adesso vai. La lotta per conquistare la Coppa delle Case continua. Corvo Nero. Tasso Rosso. Serpe Verde. Grifondoro. Grifondoro è la casa che ha accumulato più punti. La competizione tra le case diventa sempre più accesa. Felice San Valentino, Er. Quanti biglietti hai ricevuto? Ho organizzato una piccola sorpresa per te e per tutti gli altri studenti di Hogwarts. I miei amici cupidi, postini d'amore. Ehi tu, Harry Potter, stai fermo lì. Devo consegnarti un messaggio musicale. Bigliettini di San Valentino. Bah, state alla larga da me. Ah!
Harry sfogliò velocemente le pagine bianche del diario, poi tirò fuori una boccetta d'inchiostro scarlatto, vi intinse la penna d'oca e lasciò cadere una goccia sulla prima pagina. Emozionatissimo, Harry intinse di nuovo la penna e scrisse: «Mi chiamo Harry Potter». Alla fine accadde qualcosa. Trasudando dalla pagina, nel suo stesso inchiostro, apparvero parole che Harry non aveva mai scritto. Harry quasi rovesciò la boccetta d'inchiostro. Altre parole comparvero sulla pagina. «So tutto sulla Camera dei Segreti, Harry Potter. 50 anni fa la Camera fu aperta e una ragazza venne uccisa. Io presi il responsabile». Harry rimase incerto per una frazione di secondo. Poi scrisse due parole. «Va bene». Le pagine cominciarono a sfogliarsi come al soffio di un vento. Poi, improvvisamente, il diario sembrò aprirsi e Harry fu scaraventato a capofitto nella pagina. A un tratto, Harry capì di trovarsi in un corridoio nei sotterranei di Hogwarts. Intento a sbirciare attraverso una porta socchiusa, c'era un ragazzo di circa 16 anni. Harry capì immediatamente che si trattava di Tom Riddle, il padrone del diario. Poi sentì qualcuno sussurrare qualcosa a bassa voce. «Dai, tocca andare via di qui. Andiamo su, nella scatola!» Non c'era dubbio. Quella era la voce di Hagrid, che, come Harry poteva vedere, era abbassato di fronte a una grossa scatola. Improvvisamente, Riddle comparve dalla porta. «Buonasera, Rubeus. È finita. Sarò costretto a consegnarti. Il minimo che Hogwarts possa fare è assicurarsi che la cosa che ha ucciso quella ragazza sia fatta fuori». Il giovane Hagrid si alzò e gridò con quanto fiato aveva in gola. «Non è stato lui! Non è capace! Non lo farebbe mai!» E poi, dalla scatola, uscì una cosa che fece emettere a Harry un grido lungo e penetrante, che solo lui sembrò udire. Un corpo immenso, basso e peloso, e un groviglio di zampe nere, il bagliore di una miriade di occhi e un paio di chele taglienti come lame di rasoio. La cosa scappò via e sparì veloce lungo il corridoio. «No!» Tutto cominciò a girare vorticosamente. Il buio divenne completo. Harry si sentì cadere con un tonfo. Più tardi, Harry raggiunse Ron e Hermione. «Cosa c'è?» Harry riuscì a malapena a far uscire le parole dalla sua bocca. «È stato Hagrid, Ron! Hagrid ha aperto la Camera dei Segreti 50 anni fa!»
Riddle potrebbe aver preso la persona sbagliata. Forse quello che aggrediva le persone era un altro mostro. Hagrid non avrebbe mai ucciso nessuno. Abbiamo sempre saputo che Hagrid è stato espulso. E gli attentati devono essere finiti proprio dopo che lui è stato sbattuto fuori. Io vado in biblioteca a cercare informazioni su Tom Riddle. Perché voi due non andate da Hagrid e gli chiedete che cosa è successo? Dobbiamo essere prudenti, Ron. Non siamo autorizzati a stare nel parco dopo il tramonto. Dividiamoci, così eviteremo di farci sorprendere. Tu puoi utilizzare il tuo mantello che rende invisibili per passare inosservato. Ricordati di raccogliere questi oggetti per far funzionare il tuo mantello. Hanno una durata limitata, quindi assicurati di essere ben nascosto quando si esauriscono. Puoi aprire le porte utilizzando queste piattaforme a pressione. Devi spostare magicamente su di loro un oggetto.